Mercatini, musica, castagne e vin brûlé e il trono di Babbo Natale. A Frontone, nello splendido scenario dominato dal Monte Catria, ha preso il via domenica scorsa l'evento Nel Castello di Babbo Natale. La tradizionale manifestazione organizzata da Proloco e Comune è giunta alla 17ª edizione. Protagonisti gli espositori, altamente selezionati da una commissione interna per offrire agli ospiti prodotti enogastronomici di eccellenza e centinaia di idee regalo in vista delle prossime festività natalizie. Musica soffusa, castagne, vin brûlé, tanti articoli dell'artigianato artistico e dell'enogastronomia locale per fare dei pensierini natalizi originali che possono dare un ricordo del nostro bellissimo castello, con tanti prodotti interessanti, attrattivi per i bambini, laboratori natalizi, e poi la casa di Babbo Natale con i suoi elfi per una foto ricordo di questa bellissima giornata. E non sarà l'ultima di giornata? No, anzi, è la prima. Avremo ancora il 2, l'8, il 9 e il 16 dicembre per vivere insieme a tutti voi una bellissima atmosfera natalizia. Vi aspettiamo. Nonostante il tempo, fortunatamente, e la possibilità appunto di svolgere l'evento all'interno, questa giornata è andata, è la prima di 5 giornate, che poi sono il 2, l'8, il 9 e il 16 di dicembre. E sì, ci siamo dati da fare, abbiamo rimboccato le maniche e anche quest'anno siamo ripartiti con il castello di Babbo Natale.